Certe volte ti chiedi se stai facendo bene. È normale, è nella natura umana. Quante volte ci siamo domandati se quei nostri mattoncini messi uno sopra l'altro, giorno dopo giorno, ci avrebbero portato da qualche parte? All'inizio non lo vedi. La casa che stai costruendo davanti a te non ha ancora preso forma, ma da un momento all'altro tutto ha più senso. Per me, quel momento è oggi. Essere scelto tra 10 piloti MotoGP per promuovere nella mia città il Gran Premio d'Italia è un qualcosa che mi riempie di orgoglio e mi fa capire che pian piano questa casetta, mattone dopo mattone, la stiamo tirando su bene. Nonostante ci siano ancora persone, per fortuna poche, che al posto che abbracciare questo mondo, cercando di comprenderlo e valorizzarlo, provano a tirarlo giù in ogni modo, insieme ai suoi esponenti. Esattamente come ha fatto Paolo Janieri, giornalista della Gazzetta, al quale non è andata proprio giù la mia presenza su quel palco e la mia partecipazione al mondiale. Secondo lui, completamente immeritata la mia presenza in Pramac. In breve, uno youtuber famoso, messo lì solo per i numeri, condannato all'ultima posizione perenne dietro i piloti veri. Bene, non posso fare altro che prenderne atto e dimostrare che si sbaglia. E adesso basta pensarci. È il momento di andare al Mugello per godermi il mio primo GP d'Italia da protagonista. E voi sarete qui con me. Benvenuti in questa nuova serie, Road to MotoGP 2023. E anche a sto giro qua a Barcellona l'abbiamo salvata. In queste piste dove c'è tanto carico sul davanti, tanto peso, bisogna portare tanta velocità in curva, si fa un pelino fatica. E già qualche caduttina l'abbiamo vista. Bravo. È così, bisogna farci il callo, come si dice. E a me è andata bene a sto giro, so che al correntaio e alla prima dopo le arrabbiate, con calma. Non mi ricordavo che cazzo avevo dietro al correntaio, perché chi era dietro di me, cioè, follia. Secondo la telecamera, cioè, era una roba incredibile. Oh, ma hai fatto le scintille dappertutto. Ma stato ma poi aspetta, quello ho detto, ma sì. Era un giro... Figa, ha detto va là poveretto, facevo, avete visto la ghiaia? Ho detto cazzo, va là che faccio, almeno sono salvato, dico va tosta. Mi hai, cioè, mai visto già? No, te l'ho già visto là, dico, là è andato, esatto. Questo è andato. Allora, qua c'è entrato, ho fatto parecchio corsa davanti, poi qua hai aperto e hai chiuso del tutto. Quindi qua il davanti si è esteso e poi si è ricompresso, mentre il dietro era lì. Esatto, perché lì si è chiusa e quindi poi si è compresso di nuovo. Esatto, esatto. Poi qua ho chiuso il gas. Ed è ripiegato a 53 gradi e mezzo, quindi è anche abbastanza piegato. Quindi in questa fase qua bisogna cercare di trovare una soluzione magari con la linea. La roba strana è che, diciamo sempre, dobbiamo indurire questo anteriore, invece alla fine però... quando ha carico è abbastanza a posto. Nel momento in cui hai delle curve in discesa dove scarichi e poi quando scarichi anche tu col gas, esatto, succede il problema. Qua c'è anche molta differenza rispetto al tuo miglior giro del punto di apertura, il punto di aggancio. Quindi di conseguenza sto andando più forte, quindi romperò più, probabilmente ho aperto un attimino prima. Forse è quasi meglio lanciarla dentro ancora più forte. Esatto, come hai fatto nel giro bianco, vedi qua c'è gas chiuso, esatto. E poi quando la rialzi dai gas. Thank you.
rimasti dentro, volta, appena dopo il terzo giro. Per me la mia decisione è di alzare e aprire insieme ai manovri, perché alla fine non si può fare un calcio di setup. E dopo, cioè com'è? Una roba, io un pelino in più aperti li metterei, perché mi accorgo che nel cambio di direzione qua devi proprio... Sì. Quindi è un pelino stretto, quindi un attimino più aperta io la proverei. C'è anche una cosa che possiamo fare di setup che potrebbe darci una mano, ovvero alzare tutta la moto. Eccolo! Facciamo quella cosa lì perché vi aiuta tutti e due. Io ho proprio la sensazione che, allora, nel complesso non vado male, quando la moto è già, diciamo, lanciata verso una direzione, tipo arrabbiata 1, arrabbiata 2, vado su bene, proprio sono bello scorrevole, la moto chiude, non ho fatto dei problemi. Ho problemi quando devo fare il cambio di direzione, sono proprio lento e quando la gomma anteriore va a deteriorarsi e faccio ancora più fatica, arrivo in ritardo sulla seconda, ho sempre spazio a destra, quindi devo rallentare tutto il processo, no? Rallentare l'accelerazione vuol dire sacrificare un pelo la prima per fare bene forte la seconda e fare forte l'uscita. Con gomma nuova lo fai anche, con gomma usata... È una guerra, ragazzi. Cioè, anche qui, gara di casa, siamo tutti attaccatissimi. Nelle prove libere 1 dal primo al tredicesimo in un secondo e adesso dal primo all'undicesimo in un secondo. È veramente... folle. Ma in ogni caso avete sentito, con Tito anche abbiamo un po' gli stessi problemi, cioè abbiamo questo anteriore che non ci dà molta fiducia, quindi facciamo fatica a girarla forte nelle S e qui è tutto, perché è tutto S il Mugello, quindi potete ben capire. Ed è impressionante il discorso del livello che vi stavo dicendo. Pensate che il campione del mondo e primo in campionato Ordi Torres al momento nelle prove libere 2 è in nona posizione, esattamente 4 decimi davanti a noi. Contando che di ideal time abbiamo mezzo secondo di scarto, più veloce, sono pesanti. Questi decimi che si lasciano per strada si pagano. Poi io e Tito che siamo veramente lì uno attaccato all'altro, sono convinto che se troveremo un qualcosa che ci dà una mano riusciremo a fare uno step tutti e due insieme. E qui è fondamentale perché quel mezzo secondo vale l'ottava posizione, cioè vuol dire essere nei primi 10, essere veramente con quelli che vanno molto forte. E più si fa uno steppettino in alto più si impara. Come dicevo, alle man hai quelli davanti che ti fanno sempre imparare un qualcosina di più e in gara si impara 10 volte di più che nei giri che fai a cazzo di cane durante le qualifiche. Altra cosa importante che mi ero scordato di dirvi era il fatto delle telecamere. Come anticipato alle man, non era così scontato di averle anche qui al Mugello e per le prossime gare, perché è tutto un esperimento, è la prima volta che Dorna si apre a questo tipo di comunicazione, quindi sono contento che anche per questa gara, tac, posteriore e posteriore ancora. Purtroppo non le avrò davanti, ogni gara ne avrò sempre due, ma non saranno sempre le stesse. Quindi anche nella gara scorsa mi hai detto, perché non hai messo le riprese da davanti? Perché non ce le avevo, molto semplicemente. Quindi anche qui, se non vedrete le riprese davanti, è perché non avevo la telecamera, molto semplicemente. Quindi le vedrete dal mio bel sederone e da qua dietro. E quello che c'è è già tanta roba, ve lo assicuro ragazzi, mi stanno facendo un favore enorme a permettermi di raccontare in questo modo la mia esperienza in MotoE, quindi è grasso che cola. Eccolo. Forma, 190 di battiti. Allora cosa... com'è? È dura. Questi vanno tutti fuori, ci hanno fretta. Vero, eh? Tanta, troppa. No, dobbiamo organizzarci, perché qui tutti vogliono ciucciare la mia scia. Io te la propongo proprio in avanzo, cioè proprio in advance. Vado avanti, tu mi passi, io mi attacco dietro. Giusto. E siamo belli come il sole. Perché se succede come prima, che porca puttana, che hai fatto lo staccatone, salati lì così in fondo, eccetera, eccetera, poi perdiamo il primo settore e va tutta puttana. Sì, invece mi fai, mi passi bello bello così, io ti vengo dietro. No, addirittura stamattina, primo giro, forse te non lo sai, ma ho preso la tua scia, arrivo là in fondo, te hai frenato tardi. Io ho frenato ancora più tardi e ho detto ecco fatto che la cartoccio subito. No, anche te per... sei rientrato Q2 o Q1? Eh? Sei rientrato in Q2? Sono rientrato? Sei in Q2 te? Ma dobbiamo farlo adesso? Fai la Q1. E quanto hai finito? Ah, hai ragione. Luca,
Fermo. Sei un rincoglionito. I primi 8 passano in Q2. Non c'è Kevin in Q1. Sveglia. Qua è tutto così veloce che non io pensavo che il prossimo... No, siamo già alla qualifica, ragazzi. Vabbè, difatti, proprio per la qualifica sono un coglione. Perché io ho fatto tutto sto ragionamento su di me che io sono già... Shut the fuck up. Non avete idea della carica che ho addosso, non ci sono scuse, qui al Mugello bisogna fare bene. E da quello che abbiamo visto nelle libere, entrare in Q2 non è un miraggio come Alemán, dove conoscevo poco la pista. Ovvio, bisognerà mettersi dietro nomi importanti, ma se riesco a unire insieme tutti i vari settori al meglio, ce la potrei fare. Adesso giù la visiera e gas. Qualcosa di questo che marci, attenzione, come c'è oggetto di un certo Ti ho detto, come cazzo facciamo a decidere come partire? E tu, 3, 2, 1! La traviata, io ho perdito la vita. He perdido la vita perché ho toccato la riga bianca, ho fatto... È stato lì, ho comprato una casa lì, ho fatto una parcella, dopo ho ritornato. Bene ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di MTV Crib con il buon Peck. No, scherzo, siamo nella tua dimora. GP Room. Dato che molti si chiedono, ma i piloti come stanno o non stanno, io ho una domanda qui al Mugello. Ieri c'è stato un due tempi full gas per 3 ore qua dietro. Di uno secondo me. Al Mugello si dorme o non si dorme? È partita male perché io stanotte non ho proprio dormito. Sì, tosta. Faccio vedere. Sono un po' lento. Non c'è problema. Piccola, però, cioè, quello che serve. Bagnettino. Bagno enorme con dolce enorme, che è già una cosa molto comoda. Andiamo a vedere. Va che roba! Pazzesco! E appunto un'altra roba che mi chiedevo era perché qualcuno viene con il mega motorhome eccetera, e cioè quali sono i vantaggi e svantaggi qua oppure mega motorhome? Cioè per me il fatto di... io sono in GP Room dal mio primo anno, parto un anno che ho fatto in hotel, ma sono tornato subito l'anno dopo di nuovo in GP Room ed ero in quella ancora più piccola, l'ho condivisa con Martin e da che sono arrivato... L'ultimo anno di Moto2 già sono passata questa qua, che è quella grande, e mi sono trovato sempre benissimo perché non devo pensare a niente, fanno tutto loro, tanto io non è che mi metto a cucinare, non è che mi metto a fare cose, io mangio in ospitality, vengo qua, dormo, sto da Dio, comoda, ho la mia privacy, perché appunto avessi un motorhome grande, comunque la sera se vuoi metterti sul divano o qua sul letto a guardare la televisione, comunque non sarei da solo perché magari ci sarebbe mia sorella o magari qualcun altro dell'entourage così. E io preferisco invece avere il mio attimo di tranquillità ed è comodissimo alla fine, ho tutti i comfort che posso avere. Quindi è molto meglio, cioè hai provato hotel, motorhome, GP Room? No, questo è il fantastico. Sì, è un motorhome tipo quello di Marquez che è come quello che va Vale. Esatto, tipo quello di Marquez quanto può... Cioè tipo il motorhome che tanto se lo divide, cioè Marquez se lo dividono immagino, quanto può usare un mega motorhome come quello lì? Non ne ho proprio idea, secondo me è più di 500.000, cioè solo il motorhome e non la motrice. Esatto, sì perché più poi dentro è arredato come vuoi te, non so sinceramente, cioè, poi comunque comprare un motorhome vuol dire avere uno che te lo guida, avere uno che te lo mette a posto, avere uno che ti fa la benzina, avere uno che ti paga le autostrade. Io qua non avrei voglia di cambiare perché sto bene, cioè sto bene. Bene, stupendo, penso che sia una roba molto interessante per chi non è... dentro, all'interno delle dinamiche
del paddock. Oh, in bocca al lupo per domani. Crepi il lupo anche te. Sprint race. Sprint race è quella, quella tosta, eh. Poi domani il meteo, chissà. Ma speriamo, cazzo. Io sto, sono qua con gli sciamani. Adesso infatti, oh Simo, andiamo che dobbiamo fare la danza del, no, del Zulu. Per i tuoi no, certo, perché assolutamente, a me, contento. Il silenzio della griglia MotoE è assordante. Ti fa entrare in una condizione quasi mistica. Senza giro di allineamento e senza riscaldamento verranno tolte le termocoperte e dopo pochi secondi saremo lanciati a più di 200 all'ora verso la prima staccata. La qualifica mi ha dato consapevolezza. Nonostante i nomi importanti che sembrava impossibile scavalcare, nel giro secco ci sono riuscito, ma la gara è completamente un'altra cosa. Le scie, il degrado della gomma anteriore e mille altre variabili potrebbero giocare a mio sfavore, ma adesso è il momento di tenere duro e aprire i gomiti, perché molto probabilmente in gara 2 arriverà l'acqua, mio terreno di caccia dove tutti i miei svantaggi si azzerano e dove potrò giocare le mie carte. Eccoci qua, allora pronti per la partenza del secondo appuntamento della MotoE. Ricorderete che quest'anno la MotoE è un prodotto, diciamo, Ducati a tutti gli effetti. Siamo già sullo schieramento di partenza, sarà una gara sulla pista del Mugello di 7 giri. Io devo rapidissimamente spezzare una lancia a favore di Luca Salvadori, perché lui purtroppo, vabbè, se sei un personaggio mediatico sei esposto, lui essendo youtuber è esposto, però c'è chi dice è lì perché ci sono tanti ragazzi che lo tifano, che sono quelli che lo seguono con grande affetto. L'altra sera a Milano si è preso dei grandi applausi perché è uno che fa contenuti video davvero eccellenti, Salvadori. Qualcuno dice, sì però è lì perché fa lo youtuber. Un po' anche quello, certamente, secondo me, però credo sia più un vantaggio che uno svantaggio il fatto di avere qualcuno che porta luce su questo ambiente e anche su questa categoria. Però non è che lo inserisci se è incapace, è undicesimo e ne ha dietro un bel po', per dire che comunque c'è anche una capacità e una qualità di pilotaggio che evidentemente lo rende adatto a stare dove l'hanno messo. No, poi mi permetto di dire, ok, non è primo, secondo, terzo, ma è undicesimo dietro a Spinelli e Zarco, Rabat e Posca, non sono dei fermi, Rabat è un campione del mondo, che vanno fortissimo, piloti che insomma qualcuno è anche un po' di tempo che fa questa categoria, quindi adesso. Penso sia scontato dirlo, ma sentire le parole di Guido e Sanchio prima della partenza mi ha fatto veramente piacere, perché vedere conosciuto il valore del tuo lavoro da due pezzi da 90 del genere della TV sportiva italiana, wow, non me l'aspettavo sinceramente. Ma a parte questo, Guido ha detto una cosa saggia, cioè quando sei esposto mediaticamente ti arrivano le critiche, è normale, e difatti cerco sempre di farne tesoro, perché molto spesso non sono solo i vaffanculo, ma sono anche un qualcosa che ti servono per crescere, perché nessuno fa le cose perfette e nessuno è immune da errori, quindi di tutto bisogna farne tesoro. Detto questo, siamo pronti, GP del Mugello, sarà tosta, ma cercheremo di dare il massimo. Adesso, VAT! Attenzione che si va, attenzione che si va. Ferrari dalla pole davanti a Casadei, a Krumenacher, poi Granado, Mantovani e Zannoni. La seconda fila, attenzione alla partenza, Ferrari lì sulla sinistra con la Ducati azzurra, con il numero 11. Io metto gli occhi anche su Granado dalla seconda fila. Eccellente la partenza di Ferrari, attenzione, riesce ad andare via proprio filato, arriveranno a gruppone alla staccata della San Donato, dove arrivano in questo momento con grande incrocio di traiettoria proprio Salvadori, il pilota che deve andare a girare super largo, purtroppo in staccata della San Donato, mentre Matteo Ferrari si incarica proprio di guidare la corsa, riesce a in qualche modo a cercare di fuggire via, si fa pericoloso nel frattempo lì dietro anche Jordi Torres, vediamo se ci sarà vantaggio alle spalle di Ferrari, intanto sta cercando di prendere la sua scia, direi Casadei, sì così è Casadei, che anche lui è partito molto bene. Sì, c'è stato un incrocio di traiettoria tra Casadei e Ferrari, entrambi sono riusciti a farla velocemente, invece Krumenacher è andato visto molto lungo largo e ha perso diverse posizioni. Ne ha perse tante, sì. Credo sia in settima posizione, sì te lo confermo adesso, in settima posizione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Krumenacher è proprio lui.
in terza posizione, quindi qua Ferrari e Casadei e Manfredi, quindi sono praticamente sì. Chiedo scusa. I primi tre hanno fatto subito un bel buco e stanno allungando grazie al ritmo imposto subito da Ferrari. In questo momento io fossi in Casadei, se il ritmo imposto a Ferrari è questo e permette di portare via subito un piccolo lotto di piloti, mi starebbe bene anche lasciarlo lì davanti. Adesso vediamo, poi vedremo cosa deciderà di fare Mattia. È Mantovani in realtà che ha fatto una partenza buonissima e ha recuperato. Anch'io ero distratto dal Man, ma quello è Kevin e Mantovani no, attenzione, perché Mantovani è proprio lui a mettersi nella scia di Casadei. E vediamo come si aprono qui alla staccata della San Donato. Mantovani per un istante si ritrova con un avantreno gravato da una frenata pazzesca, riesce a tenere il controllo e comunque a prendere la seconda posizione. Intanto dietro si sta formando il buco, alle loro spalle c'è Nicolas Spinelli che guida il gruppetto degli inseguitori con Garzò, con Zannoni, con Krumenacher, settimo sempre lì, ottavo Granado, poi Manfredi, Torres, Pons, Salvadori rientrato in dodicesima posizione davanti a Zannone, a Zaccone, chiedo scusa, a Okuba, Rabat, Finello, Perez e Maria Herrera. Pacchetto di mischia qua davanti di questo terzetto che fa la gara insieme. Intanto attenzione perché Eric Granado si prepara all'attacco su Randy Krumenacher con il numero 51, Eric Granado con il numero 3 invece Randy Krumenacher. Qua intanto su Jordi Torres nella scia di Manfredi che alza un piede verso sinistra, un Torres che deve recuperare, un Torres che l'abbiamo visto grande protagonista Le Mans, qua sembra soffrire un pochettino di più perlomeno in questo primo passaggio. Granado intanto un pochino si avvicina a Krumenacher, stiamo parlando della settima posizione. Qua intanto Ferrari sempre sereno in prima posizione, Luca Salvadori inquadratura per lui che si trova in dodicesima posizione all'inseguimento di Miquel Pons, e quindi significherebbe per Luca riagganciarsi con il gruppo. Effettivamente era andato molto largo, però comunque il gruppo non è distante, se riesce a chiudere quel piccolo gap che ha e rientrare in scia può fare una bella posizione. Purtroppo è passato, ma avevo un passo più veloce, non c'è niente da fare, sono proprio crollato. Ho alzato un secondo il mio passo rispetto ai primi giri e sto peggiorando. E non pensate che io non stia spingendo al massimo, a impegno ce ne sto mettendo ancora di più. Addirittura proprio per questo motivo qua ai primi giri cercavo di non forzare la staccata, cercavo di non forzare l'apertura del gas. Ma adesso devo darcelo, sennò qua mi passano sopra la testa. Adesso ho attaccato al sedere il buon Tito Rabat, mio compagno di squadra. Provo a tenerlo dietro, ma è tosta. Come vedete, nelle staccate forti dove devo portare il freno fin dentro la curva sono veramente in difficoltà. Invece dove c'è da percorrere, da lanciare la moto in mezzo alle S veloci come le Biondetti, prendo un po' di margine. Purtroppo è così. Teniamo duro.
Ragazzi, non avete l'idea di come si sta muovendo il davanti, cioè è una continua sensazione di chiusura, e in curvoni dove sei tra i 180, 170, 200 all'ora non è bello. Probabilmente si è surriscaldato troppo l'anteriore, è salita troppo di pressione e la situazione è questa, non si può fare molto. E vi chiederete, ma tu ce l'hai e gli altri no? Più o meno tutti hanno questa sensazione, ma c'è chi ne soffre di più e chi ne soffre di meno. Io sono un gran staccatore, quindi probabilmente questo problema lo sento di più. In ogni caso, è l'ultimo giro, Zaccone e Rabat stanno lottando lì davanti più o meno a un secondino e mezzo, non ne ho assolutamente per tornarci sotto, quindi portiamola a casa che domani mi sa che ci sarà da divertirsi. Niente ragazzi, P13, pensavo qualcosa di meglio, molto sinceramente, e il problema sono stati gli ultimi tre giri. Se vedete il passo gara, è stato molto buono fino al quarto giro, gli ultimi tre crollo totale. L'ultimo giro ho girato 2 secondi più lento rispetto ai primi due giri. Sono situazioni che devo ancora imparare, devo capire come non far arrivare l'anteriore a questo livello di surriscaldamento e come guidare per poter essere aggressivo e efficace fino all'ultimo giro. Comunque, qualche punticino in saccoccia, tra poche ore ci sarà gara 2 e chissà cosa potrà succedere. Caro Luca, lo sappiamo che sei una persona fortunata. Cosa potrà mai succedere di così incredibile?